Ah, che meraviglia, che meraviglia! No, guarda, un paradiso! E pensare che questo paradiso lo riempiranno di merda, rifiuti e buste di plastica. E già, perché siccome bisogna far finta di fare la civiltà di massa, via, al massacro! Ma sai le risate quando saremo 100 milioni, no? Dico, altro che mare, vero? Sarà diventata una fogna dappertutto. Ah, bella prospettiva, ma sai che gioia? Un formicaio di cemento pieno di morti di fame. Altro che giardino d'Europa. E va bene, Raffaella, ma per ora godiamoci, lo vedi quanto è bello? È paradiso, scusa. Ma te pare il momento di smitragliarci le palle con l'ecologia? No, per carità, ma che ci frega, volemo se bene. Eccole qua, queste belle teste di programmatori. No, guarda, ho ragione io quando dico che per salvare quel pochissimo, vero, che resta dell'Italia, bisognerebbe prendere tutti gli italiani e chiuderli in una riserva da un'altra parte, soprattutto quelli prolifici. Ma in che senso, scusa? La proposta di legge per la sterilizzazione delle masse? Sì, certo, sì. C'è poco da fare gli spiritosi, caro. Si dovrebbe, come che si dovrebbe? Oddio, ma ricomincia, a fuoco! Sì, ce l'ho proprio con voi, voi comunisti. Guarda, piuttosto che dare un dolore ai preti, non volevate neanche il referendum. Ma che cazzo dici? Ah, è proprio così, carino. Ma che t'ha regalato la mappa, no? Che se non erano 10 milioni di voti comunisti, corcaglio! Vabbè. Ciao, madre di oggi in Italia! Sì, va bene, però dell'aborto non ne parlate. Ma lo vedi quanto sei ignorante e non capisci niente, lo vedi? C'è allo studio un progetto di legge comunista sull'aborto. Ma tu che cacchio vuoi? Aborto di Stato, scusa. Sì, signore, l'aborto di Stato. O almeno, guarda, un carosello al giorno sull'uso dei preservativi. Ma vaffanculo, Arafè! Sei rincoglionito, completamente rincoglionito. No, dico, non si ricorda un cazzo. L'aveva già prevista la mappa nel 70, la vera. La mappa, come vedete sempre canastro, il cellaccio e il malaugurio. No, carino, è che c'è l'idea più chiara dei socialisti, non parliamo poi dei comunisti. Ma che cacchio c'entro i comunisti? Che c'è da dire sui comunisti? Ah, sui comunisti come organizzatori economici. Dico, guarda, dopo 50 anni stanno tutti con le scarpe gialle a Mosca e con quelle nere a Stalingrado. E poi venite a criticare qua, venite. Perché non si sono mica bottega ai sfruttatori industriali? Perché non sono disordinati, sono artisti, hai capito? Ah, artisti, già, certo. Lui Stalin lo vede come genio e sgolatezza. Ah, i campi di concentramento, guarda, li organizzava benissimo in Siberia. Una contabilità perfetta. Sì, signora, sempre poco rispetto alla tua Hiroshima dei tuoi cari americani. Addio, incomincia con Hiroshima adesso. Ed ecco, Stalin, abbi pazienza, Raffaele, ma comunque arriviamo ai giorni nostri, o meglio, ai cacchi nostri. Ma te lo vuoi mettere in testa che i comunisti sono sempre stati all'opposizione? Perché la malfa è sempre stata reggere sacca ai preti? I preti? Ma brutto ruffiano, ma te non nominare sai preti, che voi gli leccate il culo ai preti! Sognate solo di andarci al governo a braccetto con i preti, ma guarda, ma levatelo dalla testa, sai carino, perché Fanfani col cavolo che te lo fa fare col professo storico! La verità è che tu sei talmente anticomunista che c'hai paura che quelli si mettono d'accordo con noi! Perché allora per voi è finita! Questo è il sogno vostro, certo. È un bel confessionale con dentro Stalin che confessa e per penitenza vi dà 30 Ave Maria e 30 anni di Siberia vi dà. Ma lascia perdere la Siberia, grazie a Dio sta pure lontana. Con la paura del comunismo ci avete inflitto 30 anni di ricci! Perché hai capito che sono 30 anni? E te devi rassegnare perché deve essere finita per voi! 30 anni che c'è stato a spappolare le palle! Sì, perché ce l'avete proprio rotte le palle! Cambiare con voi? Mai! Dalla padella della merda! Figurarsi! Certo, per voi magari sono meglio i colonnelli! Che sguardo! Ma guarda te, quello lì mi vuole incenerire. È chiaro che è scritto al PC. È scritto? Ma quella è un'attivista della sezione del suo paese, altro che scritto. È quasi un dirigente. Allora ci vede come biechi affamatori e sfruttatori del popolo. No, dico, non sarà che una di queste notti in un raptus ci uccide nel sonno, vero? Ma che paura, Raffaele, della vendetta del popolo? Te raccomandi come la carogna, ti raccomandi! Ma figurarsi! No, dico, siamo noi che affamiamo le vedove e gli orfani, noi che togliamo il pane di popolo... Ma troia, podelle, bottana del cecita, che è femmina, e quindi più troia adesso! Noi siamo dei minatori, ecco, guardi, così almeno siamo chiari, però il vino bianco lo voglio gelato. E sappia, Gennarino, che Brezhnev, anche lui il vino lo vuole gelato, e se lei glielo fa... Porta caldo, la manda in Siberia, capito, caro compagno? Non lo sente che da gioia. Perché così anche lì... Sembra pagato per farmi ingazzare a mia.